seguire, sempre seguendo strettamente l'ordine cronologico, avremo un bel ritorno al teatro, quello di Luca Zingaretti, che insieme a Massimo De Francovic, che è qui, ho visto anche Gianluigi Fogacci, eccolo qua, Massimo De Francovic e Gianluigi Fogacci, che sono qui in rappresentanza della compagnia, rappresenteranno La Torre d'Avorio di Harfield, un testo molto interessante. Eccoli, che vorrei ci raccontasse brevemente, naturalmente. Prendo il posto di... era meglio se lo raccontava lui, che è il regista. Che è anche il regista dello spettacolo, ma non ce l'abbiamo, Luca, oggi. È una bella commedia, è una bella, come dicono i francesi, in pièce bien faite. Speriamo che poi farla bene noi. È una commedia che racconta l'interrogatorio di Furtwängler, grande direttore tedesco d'orchestra, da parte di questo tenente americano, e per capire fino a che punto era coinvolto col nazismo. Ma io altro non posso raccontare della commedia, perché è bella e speriamo che venga bene. Sono molto contento di tornare a Roma, anche perché in quest'ultimo decennio sono stato quasi sempre a Milano e gli amici dicono: ma non ti vediamo mai a Roma, stavolta. Ti vediamo a Roma. Molto contento di lavorare con Luca Zingaretti, sono molto fiducioso degli attori e registi, conoscono bene il nostro meccanismo e quindi niente, speriamo che venga bene. Ne sono certo. Gianluigi Fogacci. Ben poco da aggiungere a quello che ha detto Massimo, se non che per me è ovviamente un onore intanto ritrovare Massimo, con il quale abbiamo fatto qualche buona stagione a Milano, e ritrovarmi con Luca, dove abbiamo recitato l'ultima volta insieme circa 20 anni fa, dove ci siamo conosciuti, in Tito Andronico di Stein, e da allora ci eravamo ripromessi di rilavorare insieme. Basta avere pazienza e poi le cose succedono. Insomma, siamo molto contenti di venire qua in questo teatro. In bocca al lupo, e ti aspettiamo. Grazie, buon lavoro.